Cari fratelli e amici, innanzitutto voglio ringraziarvi per le vostre preghiere, per il vostro affetto, per il vostro amore e anche darvi un po' notizie sulla nostra salute. Insomma, siamo un po' un ospedale domestico perché siamo un po' tutti quanti un po' influenzati, però con l'aiuto di Dio, insomma, pensiamo di al più presto di poterci rialzare da questo momento. Vi do anche notizie del fratello Gio, il quale ieri sera è arrivata anche l'autoambulanza per prendersi un po' cura delle sue condizioni, gli hanno prescritto l'ossigeno e stamattina sta un po' meglio. Quindi è un momento difficile, un momento particolare. Voglio anche chiedervi perdono se non vi rispondo al telefono, ma immaginate che il mio telefono squilla dalla mattina fino alla sera e non avrei né il tempo né neanche la forza per poter parlare con tutti quanti. Quindi tutti quelli che volete dirmi qualcosa, se per favore mandate un WhatsApp, io di tanto in tanto attivo il telefono, leggo i messaggi e rispondo quando è necessario ai messaggi. Quindi che Dio vi benedica in questo, sentiamo forte la vostra presenza, abbiamo la solidarietà di tante chiese, tanti fratelli, tanti pastori che grazie a Dio insomma si trovano qui a vivere con noi questo momento molto difficile, molto più di quello che uno pensa e immagina. Però non vorrei far mancare alla Chiesa, come sempre, la parola di Dio. Stasera non riesco a stare giù nella parte di culto, però penso che anche da qui possiamo trasferire la parola di Dio. E pensavo a quello che insomma è sempre le cose che noi dobbiamo capire. Tutti i fratelli, chi in un modo e chi nell'altro, tutti mi hanno espresso un pensiero comune, cioè dopo questo momento ne usciremo migliori. E questo è quello che io voglio sperare. So che questa speranza non è soltanto una cosa di attesa, ma dove ognuno di noi deve fare la sua parte affinché possiamo essere migliori in questo tempo che è davanti a noi. E quindi volevo però considerare la parola di Dio con voi e quindi analizzando questa parola mi è venuto un titolo che è un po' quello che penso sia la condizione della Chiesa. Cioè questo titolo è Una Chiesa imperfetta in una tempesta perfetta. Che cos'è la tempesta perfetta? Si chiama tempesta perfetta anche in meteorologia quando una serie di fattori vanno a collimare e si scatena la turbolenza della natura, quindi fenomeni atmosferici, meteorologici, fanno in breve tempo un grande danno, un po' come quello che sta succedendo adesso. Ci troviamo in una tempesta perfetta, una tempesta perfetta perché logicamente perfetta per quanto riguarda il male, non il bene, e quindi sembra che non c'è fine, sembra che tutti i giorni le notizie invece di migliorare peggiorano e quindi questo sta creando un certo allarme nella vita di tanti. Però io voglio avere speranza nella parola di Dio e assieme a voi avvicinarci alla parola. Quindi vi invito a leggere la Bibbia assieme a me, quindi sedetevi con me in questo giorno, accomodatevi con calma, lasciate stare tutte le altre cose, le farete dopo, non sarò molto lungo in quello che dico, però penso che sia necessario che tutti quanti ascoltiamo la parola di Dio. Il Vangelo di Matteo al capitolo 14. Il Vangelo di Matteo al capitolo 14 è un Vangelo che si apre anche con una straordinaria azione della potenza di Dio, cioè ci sono 5.000 persone che vengono sfamate in un modo miracoloso, 5.000 uomini senza contare donne e bambini, quindi migliaia, poi molti di più, e questi vengono sfamati in un modo miracoloso. E dopo di questa distribuzione di pane e pesce addirittura ne avanzano 12 ceste. Però quello che interessa a noi è che subito dopo questo, dal verso 22, noi leggiamo che subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli
a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, Gesù si recò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera, se ne stava là, lassù, tutto solo. Frattanto, la barca, già da molti stadi lontani da terra, ogni stadio era 180 metri, quindi immaginate, dice, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte, cioè verso le 3 di notte, dalle 3 alle 6 era la quarta vigilia, quindi nel momento più buio della notte, Gesù andò verso di loro, camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò ad affondare e gridò: Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. E allora tutti quelli che erano nella barca lo adorarono, dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Quindi è un epilogo glorioso di persone, di discepoli di Gesù che si inginocchiano, si prostrano ai suoi piedi, lo adorano e lo riconoscono come il figlio di Dio. Quindi questa barca in tempesta è facilmente paragonabile un po' alla Chiesa, al momento in cui noi stiamo vivendo. Questa è una barca piena di uomini di Dio. C'erano 12 servi del Signore, quindi un concentrato. L'essenza proprio della forza della Chiesa, 12 uomini, 12 apostoli che si trovavano in questa barca. E allora noi dobbiamo comprendere che a un certo punto essi si sono trovati in una situazione estrema, dove hanno capito che anche se erano 12 uomini di Dio, nessuno di loro poteva salvare gli altri. Nessuno di loro era una speranza per gli altri e nessuno era una speranza per loro. Ci sono dei momenti in cui noi siamo chiamati a comprendere questo, affinché la nostra fede nel Signore diventi sempre più autentica e la nostra dipendenza da Lui diventi sempre uno stile di vita nel nostro cammino. Ora io vorrei così ricordarvi cosa era successo prima di questa tempesta. Era successo che Gesù aveva fatto mangiare a tutta questa gente e questi discepoli erano loro i portatori di pane divino e di pesci, perché dice che Gesù disse loro: date voi loro da mangiare. E quindi queste persone sono passati in questo momento così da una situazione di gloria e di magnificenza, una situazione di paura estrema. Che cosa è successo? Innanzitutto io vorrei che assieme a me tu potessi considerare lo stato d'animo di questi 12 quando Dio li ha usati per distribuire il pane e il pane ai pesci. Penso che, insomma, se tu prova a immedesimarti lì e vedi che la tua cesta che offri alle persone non finisce mai, non finisce mai, non finisce mai, e che la gente ti guarda con la speranza e con la gratitudine, essi non sanno che Gesù è colui che sta, è colui che sta facendo questo. Essi pensano che i discepoli hanno pure loro qualche capacità. E quindi alla fine Gesù dice: prendete queste 12 ceste che sono avanzate e conservatele. Io posso immaginare questi 12 uomini come quei calciatori che girano sotto lo stadio, alla fine con la coppa, queste ceste che erano come un trofeo per dire: noi siamo stati
campioni, abbiamo distribuito, la gente applaudiva loro, la gente li teneva in grande considerazione, li ammiravano, li ringraziavano e tutto questo è qualcosa che immaginate cosa succede nella vita di queste persone, immaginate cosa succede nella mente dei discepoli quando Dio ci usa per la sua gloria. Quando Dio, per mezzo di grazia che rimane un favore immeritato, ci dà modo di far mangiare le persone per mezzo di ciò che Egli provvede e non di ciò che noi provvediamo, noi siamo chiamati soltanto ad essere ubbidienti nel portare il pane e i pesci alle persone che stanno in difficoltà. E allora Gesù, proprio come un padre, proprio come padre, li fa uscire dalla porta di servizio. Mentre tutti quanti applaudono e sono riconoscenti, Gesù disse, andate per questa via, andate sulla barca, e la Bibbia dice li obbligò, cioè in un modo imperativo, gli ha dato un ordine al quale non si potevano sottrarre. E quindi li fa uscire per la porta di servizio e dice, non vi preoccupate, sono io che congedo la folla. E allora, quello che noi dobbiamo comprendere è che a volte il Signore ci mette al riparo da tutte le imperfezioni che sono nella vita nostra. Vedete, in questo momento nessuno può vantare niente. Non possiamo vantare locali di culto perché sono chiusi. Non possiamo vantare numeri. Non possiamo vantare chissà quale attività. Non possiamo innalzare niente dell'uomo. L'unica cosa che possiamo fare è confidare in Dio, tutti quanti assieme. E questa sarà la perfezione che Dio produrrà nella Chiesa, dove nessuno penserà più a se stesso, ma comprenderemo che veramente siamo tutti nella stessa barca e che veramente abbiamo tutti quanti bisogno del Signore. Io posso immaginare i discorsi che facevano questi 12 quando scendevano dal monte per salire sulla barca e raccontavano, io ho fatto mangiare a tante, io ancora di più. C'è gente che diceva, a me, posso immaginare i discorsi, come si ridevano, scherzavano, erano gioiosi di come Dio li aveva usati per la sua gloria. E allora quello che vediamo è che essi poi alzarono gli occhi e videro che Gesù stava congedando le folle e allora questo fatto che Gesù congede le folle deve dare a tutti quanti noi una sicurezza, tutti i servi di Dio che sono all'ascolto, tutti i fedeli, che il Signore sta congedando le folle, cioè Lui non le fa disperdere. Non abbiamo paura della dispersione, invece crediamo che il Signore opererà nella vita di tutti quanti e che dopo questa storia veramente la Chiesa potrà prosperare in ogni modo. Quello che vediamo allora è che il Signore, mentre essi poi vanno sulla barca, il Signore se ne sale tutto solo per pregare. Vorrei dirti un principio: nessuna tempesta inizia nella tua vita senza che prima Gesù ha interceduto per te. Quello che a te sorprende, quello che a te spaventa, invece è qualcosa che il Signore ha già pregato per la vita tua. Simone, Simone, disse il Signore a Pietro, Satana ha chiesto di vagliare la vostra vita come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te. Io ho pregato per te. Nessuna tempesta inizia nella tua vita senza che prima Cristo Gesù ha pregato per te. Egli è l'intercessore che è alla destra del Padre. Egli è l'avvocato. Egli è il mediatore. Il suo interesse è quello di perfezionare la vita tua, di ribaltare le tue priorità, di cambiare i tuoi sentimenti e di aggiustare le tue relazioni. Quanta gente in questi giorni che non si sentiva da anni hanno il bisogno di dire, fratello, come stai? Gloria a Dio. Significa che Dio sta cambiando qualcosa nei cuori. È questo che sta avvenendo. Noi lo dobbiamo considerare un tesoro. Quando la Chiesa imperfetta entra nella tempesta perfetta è perché Dio la vuole perfezionare. Il Signore vuole perfezionare la vita nostra. In questa tempesta la preghiera del Signore ha preceduto gli eventi e ha pregato per te.
anche nella tempesta nella quale viviamo, nonostante siamo esposti tante volte ad attacchi, a delle situazioni difficili, noi dobbiamo credere che il Signore ha pregato per noi. E gloria a Dio per tutte le preghiere, per tutte le iniziative, gloria a Dio per l'intercessione, i calendari di preghiera, i digiuni, gloria a Dio, siamo chiamati a fare questo, però la mia fiducia. E quando prega il Signore è tutta un'altra cosa. Egli un giorno ha detto: Padre, ti ringrazio perché tu mi esaudisci sempre. Quando Gesù prega per te, il Padre lo esaudisce. Quindi stai di buon cuore. Nessuna tempesta inizia nella tua vita senza che prima Gesù abbia pregato per te. Poi può succedere che anche nonostante il Signore ha pregato per noi, che a volte le cose invece di migliorare peggiorano. Quindi Gesù prega per queste persone e invece di arrivare la bonaccia, come si parla in termini così di meteorologici, arrivò invece la tempesta. A volte le cose peggiorano prima di migliorare. Ma anche qui Dio è sempre una lezione per la vita di ognuno di noi. La tempesta è progressiva. È come se il Signore volesse darci del tempo per cominciare a dire: cerchiamo il Signore, cerchiamolo all'inizio dei problemi, non quando i problemi sono gravi. Man mano hanno cominciato a vedere un po' di vento, qualche onda, ma inizialmente non gli davano questa importanza. E così allora dobbiamo comprendere che pure la Chiesa a volte è sbattuta dalle onde. Quando si parla di onde nella parola di Dio ci sono due simbolismi. Uno è l'onda del dubbio, dice la persona che dubita come un'onda del mare. E poi parla di falsi profeti, di trionfalismo, di profetismo che non ha fondamento biblico. E dice anche questi sono come delle onde, sono delle macchie in mezzo a voi. E poi i venti sono quello che dice l'Apostolo Paolo, i venti di dottrina. Quelli che tante volte mettono la Chiesa in agitazione. Quindi la prima fase della contaminazione è prodotta proprio dalle onde e dal vento. E un altro principio che vorrei dirti è che non c'è tempesta nella quale il Signore ti lasci solo. Perché è scritto che alla quarta vigilia della notte, cioè dalle 3 alle 6, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Gli antichi la chiamavano la suprema nox, cioè nell'ora più buia, nel momento più difficile, nel momento più buio, il Signore ti raggiunge. La speranza della Chiesa non è nelle sue capacità, ma nell'amore che il Signore ha per noi e nella potenza della sua grazia. Se cammini nelle tenebre, Egli è con te. Egli ti darà i tesori nascosti. Se vai nel fuoco, il fuoco non ti brucerà. Se vai nell'acqua, l'acqua non ti sommergerà. Perché la Bibbia dice: io sono con te per liberarti, dice il Signore. E la Bibbia dice pure che il Signore cammina sul mare e che siede sull'uragano, cioè Egli ha il controllo della tempesta. Quello che sta succedendo sfugge al controllo, un nemico invisibile, una cosa paurosa. Ma noi come cristiani non dobbiamo pensare che Dio ha perso il controllo. Noi dobbiamo invece avere fiducia nel Signore. Signore, ammaestraci, che cosa dobbiamo imparare? Signore, aiutaci. E allora lui ci conosce. Noi no, non lo conosciamo abbastanza, ma lui ci conosce. E allora in una tempesta perfetta, il Signore vuole che diventi perfetta anche la nostra conoscenza di Lui. Vedi, a volte spostiamo il soggetto. Queste persone, invece di avere timore delle onde, hanno incominciato ad avere paura di Gesù. Vedete, la paura di Gesù è quella paura sottile che sembra che il Signore non faccia niente per noi. È come se la nostra fede fosse una fede impotente, come se la nostra fede è soltanto qualcosa che noi usiamo per farci coraggio. No, fratelli cari, dobbiamo avere fiducia che colui che cammina sulle acque è colui che vuole salvare la vita nostra e vuole prendersi cura di noi anche in questo momento. La fede funziona. Non aver paura di Gesù,
Non aver paura che Gesù non faccia niente per te, non aver paura che Gesù è un Dio lontano, egli sta camminando sulle acque e si sta avvicinando a te. Non devi temere questo. Ora, quello che fa il Signore è che egli porta fuori una debolezza, porta fuori un difetto terribile che quando si stava moltiplicando il pane e i pesci, nessuno sapeva che i discepoli avevano la paura nel cuore. Nessuno di loro conosceva bene se stesso. Nessuno di loro poteva pensare che dal trionfalismo di questo miracolo straordinario si arrivasse poi a un abisso di fede e un affiorare di panico, di paura così, così forte. Questo verso porta fuori la debolezza interiore che era stata soffocata, nascosta dal trionfalismo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. E questa debolezza si chiama la paura. La paura. La paura è quella cosa che non ti lascia, che improvvisamente ti colpisce. Chi di noi ne è immune? Nessuno. Tutti quanti, in qualche modo, nel momento più difficile, veniamo in qualche modo colpiti. Ebbene, la paura è una cosa che ci fa dimenticare le vittorie. La paura è qualcosa che ci nasconde, le promesse di Dio. La paura è qualcosa che ci distorce la visione, ci fa dimenticare le promesse che Dio ci ha fatto e che ci mette a enfatizzare invece il male, le preoccupazioni, dove vediamo il buio invece di vedere la luce. Ecco perché il Signore cammina verso la Chiesa e l'ha portata lui in una tempesta perfetta, affinché la Chiesa imperfetta diventi invece la Chiesa perfetta che egli vuole. La paura non ti fa pregare, la paura ti fa gridare. Molta gente che oggi sta pregando o pensa di pregare, in realtà sta solo gridando. Sta gridando come gridavano queste persone. Aiutaci, abbiamo paura. Questa non è la preghiera, questo è un grido disperato. La preghiera invece è qualcosa che conosce la natura di Dio. Qualcosa che si fonda sul suo amore, sulla sua grazia e che invita il Signore: Signore, per favore, intervieni. Vogliamo dichiarare la nostra fede in te, per favore, intervieni, stendi la tua mano. Vedete, l'autocontrollo, molte volte è impossibile senza che noi abbiamo una rivelazione dal Signore. E allora quello che io credo è che il Signore si vuole rivelare alla Chiesa come non mai. Molte volte noi lo serviamo senza conoscerlo abbastanza, a volte gli ci usa, a volte distribuiamo pane e pesci, ma non lo conosciamo abbastanza. E allora in questi momenti il Signore si vuole rivelare alla vita nostra. E allora quello che vedete, il verso 27, il Signore parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Abbiamo bisogno di una parola del Signore che si riceve nello Spirito. Quello che si chiama rema, cioè qualcosa che funziona. Abbiamo avuto molte volte un esubero, un'esagerazione, un'inflazione di messaggi, parole, sermoni, profezie, prediche, però abbiamo bisogno che a un certo punto la parola di Dio, una sola parola, scenda nel profondo del nostro cuore e che ti dice oggi: coraggio, sono io, non aver paura, sono vicino a te. Mi prendo cura della vita tua. Allora questo è il tempo di afferrarci alla sua promessa e alla sua parola. Quando Gesù si presenta, dice coraggio, poi dice sono io, potremmo anche dire io sono, cioè l'Onnipotente, colui che ha tutto il potere. E allora quello che vedete in questa storia, un servo di Dio chiamato Pietro ha cercato di cogliere l'opportunità e gli ha detto: se sei tu, Signore, io voglio fare un'esperienza, comandami di venire da te sulle acque. E Gesù disse: vieni. E mentre gli camminò, però, a un certo punto vide il vento e di nuovo ne ebbe paura. Cominciò ad affondare e disse: Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono sulla barca, il vento si calmò e allora quelli che erano sulla barca lo adorarono, dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Ora, quello che sta avvenendo
e che è la paura. E quando noi spostiamo gli occhi dal Signore, come ha fatto Pietro, e lo mettiamo sulle onde, qui le onde, fratelli cari, sono le bare che noi vediamo, che parlano di morte, di impossibilità. L'ululato del vento è sostituito dalle autoambulanze, dal rumore dell'autoambulanza, dalle sirene. E quando tu, anche se hai fatto un'esperienza come Pietro, poi ti trovi pure a camminare sulle acque, quando vedi queste cose, a volte ti succede che tu sprofondi di nuovo. Perché questo? Perché la paura non la possiamo vincere una volta per sempre. La paura la dobbiamo vincere ogni volta che essa si ripresenta. Quindi non significa che tu hai un'esperienza passata di vittoria, di coraggio, che adesso tu sei a posto. Noi abbiamo bisogno della dipendenza dal Signore, perché non c'è momento e non c'è un'esperienza passata che ci possa servire. A noi ci servono le esperienze di oggi. E Pietro si è trovato in questa situazione. Quindi sembrava che Pietro avesse vinto, perché ha incominciato a camminare sulle acque, però si è trovato di nuovo avvolto nella paura. E allora io credo che Dio, pure a noi servi di Dio come Pietro, ci vuole salvare dall'incredulità. Vuole che possiamo essere più autentici, più veri, e che possiamo manifestare una fede sicura per poterla trasferire a quelli che sono nella barca. A volte Dio ci permette di uscire, di fare quattro passi sull'acqua, però poi può succedere che abbiamo di nuovo paura e che sprofondiamo. Una cosa importante è che il Signore sta salvando i suoi servi dall'incredulità. Egli comunque stende la sua mano e li afferra nella loro debolezza. Non ti lascia, pure quando ti chiama uomo di poca fede. Anche quando ti chiama così, perché il suo amore è più grande della tua fede. La sua misericordia è più grande della tua conoscenza. E allora Dio sta salvando i suoi servi. E quello che vediamo e allora è che la Chiesa si perfeziona nella tempesta. Vedete, quando Gesù entra nella barca, tutti quanti si prostrano ai piedi suoi e dicono: veramente tu sei il figlio di Dio. Perché non l'hanno fatto quando Gesù ha moltiplicato il pane e i pesci? Non era anche quello un miracolo straordinario? Perché quel miracolo di prima non richiedeva il pericolo della loro vita. Questo invece sì. E allora a volte Dio permette che passiamo momenti difficili noi stessi, affinché possiamo capire che veramente Lui è il Figlio di Dio e che il posto che noi dobbiamo avere ai Suoi piedi, per dire: Signore, Tu sei veramente il Figlio di Dio. Fratelli cari, forza! La Chiesa imperfetta, in questa tempesta perfetta, sarà perfezionata da Dio stesso. La tempesta diventerà imperfetta perché sarà domata da colui che cammina sulle acque, da colui che siede sull'uragano, da colui che ha tutto il potere, colui che è il nome al di sopra di ogni altro nome, colui che è re dei re e il Signore dei Signori. L'Apostolo Pietro dice queste parole così profetiche, e con questo vogliamo concludere, 1 Pietro 5,10: l'Iddio di ogni grazia, che vi ha chiamato alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Allora, fratello, sorella, che Dio possa benedire la tua vita, ti voglio invitare a pregare in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, che noi abbiamo bisogno di una profonda rivelazione di chi tu sei, ma anche di come siamo speciali agli occhi tuoi. Oggi ci hai fatto comprendere che la Chiesa stessa non può evitare le tempeste. A volte ci fai uscire dalla porta di servizio e ci obblighi a entrare in delle situazioni così difficili, ma il tuo scopo è di perfezionare la nostra vita e
e soprattutto di darci la rivelazione della tua gloria. Signore, che oggi, come quella barca piena di servi di Dio, possiamo dire anche noi, veramente, tu sei il Figlio di Dio. Benedici ogni casa. Signore, togli la paura da ogni cuore. Sia la tua presenza, Signore, fonte di incoraggiamento, e che ognuno possa sentire nello Spirito questa parola. Coraggio, sono io, non aver paura. Ti ringraziamo, ti diamo la gloria, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica, fratelli cari, pregate ancora che il Signore possa sostenerci in questo momento di lotta e di impegno, ma sappiamo che il Signore ci sta perfezionando. A Dio sia la gloria, nel nome di Gesù. Amen.